Sono Alessia Polo e frequento l'Istituto Alberghiero Massimo Alberini di Treviso. Il video che vi presenterò rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro denominato Rinascimento a tavola nella Treviso delle Mura Cinquecentesche, avviato in occasione delle celebrazioni dei 500 anni delle Mura di Treviso nel 2017. Lo scopo è quello di proporre una ricetta rinascimentale, e nello specifico il pasticcio di faraone in crosta con salsa pevarada, che sia in grado di evocare i saperi e i sapori dell'epoca. Nei libri e nei siti che abbiamo consultato è emerso che nelle cucine delle ville rinascimentali si faceva largo uso di pollame, capponi e selvaggina a pelo e a piume, cotti in vari modi e con l'impiego di varie spezie. Nel testo La cucina trevigiana del Maffioli abbiamo preso che la faraona, dalla carne scura come la selvaggina, era impiegata nella cucina per la preparazione di piatti saporiti ed elaborati, come per l'appunto quella del pasticcio di faraona in crosta che abbiamo accompagnato con la salsa pevarada. Quest'ultima veniva già fatta nel periodo del Medioevo, ma ebbe un uso importante durante il Rinascimento perché veniva preparata per accompagnare tutti gli arrosti. Veniva fatta con i fegati di tutti i volatili, ma i più usati erano quelli di cappone, faraona e pollo.